Agli italiani piace l'auto esclusiva. Secondo l'osservatorio Findomestic, tra il 2010 e il 2016, le immatricolazioni di auto premium in Italia sono passate dall'11 al 27%. E anche DS, un giovane marchio dal grande passato, ha contribuito a questo salto di qualità. Ne è un esempio l'ultima DS3 Cabrio, che strizza l'occhio al mondo dell'esclusività e della moda, con le sue innumerevoli possibilità di personalizzazione studiate per valorizzare la carrozzeria e gli interni. Sono 11 le tinte proposte per la livrea, 4 i colori per la capote, 10 per le cover dei retrovisori, 13 i tipi di cerchi in lega disponibili in 3 misure, da 16, 17 o 18 pollici. DS Automobile è un marchio nato a Parigi nel 2014, quindi un marchio recente, piuttosto recente. L'eredità, quindi il DNA di DS, della storica DS, quindi la raffinatezza, l'eccellenza, la cura del particolare, l'artigianalità con cui era costruita DS e soprattutto l'avanguardia di trovate e di innovazioni che sono state apportate sulle DS storiche, oggi vengono applicate e si cerca di sviluppare le auto moderne applicando questo concetto di cura del dettaglio, di ricercatezza, per avere delle auto eleganti, raffinate, ma anche performanti. E se mettersi al volante di una cabrio d'estate è sempre un'esperienza molto piacevole, vedere che il look dello charme francese è apprezzato dagli altri automobilisti è una bella soddisfazione. Ancora di più quando si verifica che il comfort e la sicurezza sono assicurati da una dotazione di serie completa che comprende anche i fari a LED e la frenata automatica. E se le nuove DS Cabrio sono un concentrato di tecnologia e fascino, com'erano le sue antenate? Attraverso un breve test siamo riusciti ad assaporare l'emozione che emana una preziosa decappottabile da collezione, una splendida DS21 Cabriolet Usain del 1968, costruita a mano dal carrozziere francese Henri Chapron, azienda che produsse tra gli anni 60 e 70 un migliaio di DS Cabriolet con l'appoggio dal punto di vista tecnico di Citroën. La vettura accanto a me è una DS21 Cabriolet Chapron Usine. Il termine Usine serve per distinguere le vetture vendute dalla rete Citroën da quelle vendute direttamente dagli atelier della carrozzeria Chapron. Chapron ha iniziato nel 1958 a produrre una piccola serie di DS Cabriolet Coupé o berline trasformate su richieste di particolari facoltosi clienti. Nel 61 Citroën ha concesso a Chapron il privilegio di avere dei telai nudi delle proprie DS, in maniera tale che il carrozziere potesse realizzare qualunque trasformazione e potesse anche curare la produzione di una serie di cabriolet su disegno di Citroën per la rete di vendita del marchio.